RKO News, siamo qui in diretta, sono le 17.04 e il 22 aprile 2020, mercoledì 22 aprile 2020. Io sono Marco Chiffi dallo studio di Lecce, mentre dall'altra parte, virtualmente accanto a me, c'è Paola Pagone da Bari. Ciao Paola. Bentrovati tutti, ciao Marco, bentrovati davvero. Anche oggi splendida giornata di sole, come si potrebbe dire, quindi con il sole nel cuore. Veramente, no? chissà se da voi che state ascoltando nei vostri quartieri, perché tanto non potete essere in altri luoghi. Qualcuno gira. Magari qualcuno gira anche. Chissà se il tempo è buono, qui assolutamente no, piove, quindi giornata pessima, la primavera non si vede. Comunque, a parte questo, tutto a posto, tant'è che anzi, questo pomeriggio anche bello pieno. Noi cominciamo questa puntata facendo un grande saluto a Cesco che ci ha preceduti, ma anche a Carlo Chicco che ci ha preceduti. E anche Tobia, e anche Tobia, è vero. Rock and roll, è vero. Sta prendendo ogni giorno. Il mercoledì oltretutto uno squadrone, ragazzi, ma anche gli altri giorni. Fa paura. Va bene, cominciamo subito con il primo pezzo di oggi, poi torniamo e cominciamo a parlare un po' delle notizie principali di oggi. Noi siamo qui in diretta, ve lo ricordo, fino alle 18. Vi ricordo anche il numero WhatsApp di RKO, 351 677 6164. Come sempre, mi raccomando, registratevelo sul cellulare e mandateci un messaggio, delle foto, messaggi vocali, quello che vi va. Nel frattempo ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi, i Replacements, qui su RKO News. Just
Iniziamo con il botto, con questo bel pezzo dei Replacements che si intitola Bastards of Young. E questa è RKO, siamo in diretta fino alle 18, come ogni giorno da lunedì al venerdì, per parlare un po' delle notizie principali della giornata. Oggi giornata particolare perché è la giornata della Terra, che è praticamente la più importante ricorrenza internazionale sulla sostenibilità e la protezione dell'ambiente. Quest'anno oltretutto è il 50° anniversario da quando è stata istituita, appunto nel 1970. E c'è anche un doodle molto interessante di Google, infatti nella home page di Google, riguarda le api. C'è anche un simpatico giochino che, oltre che raccontare appunto l'importanza delle api in tutto l'ecosistema e in generale per l'ambiente, c'è anche un giochino dove si può impollinare diversi fiori, i soliti giochini simpatici che organizza Google ogni tanto quando ci sono degli avvenimenti particolari. Giornata della Terra, alcuni consigli che abbiamo raccolto per quel che riguarda la sostenibilità, insomma uno stile di vita sostenibile. Ne riepiloghiamo giusto qualcuno, non fa mai male parlarne. Innanzitutto l'utilizzo di lampadine a basso consumo, poi seguire tutte le indicazioni per la raccolta differenziata, questo è anche una cosa molto importante. Se avete dei dubbi c'è il manuale solitamente delle aziende locali che si occupano della raccolta differenziata, oppure ci sono delle applicazioni dove appunto basta inserire la tipologia di rifiuto e quindi dice dove va, se nel secco, nell'umido, eccetera. L'aria condizionata, questa anche è una regola, insomma un consiglio interessante: l'aria condizionata e il riscaldamento dovrebbero essere tenuti entro un intervallo di 5 gradi centigradi in meno o in più rispetto alla temperatura esterna, quindi senza andare oltre. E poi ancora, mezzi pubblici, ovviamente utilizzare più bicicletta, andare a piedi per sostituire quanto più possibile l'automobile. E poi il mangiare meno carne, che è comunque una grossa fonte di emissioni di gas serra. E l'acqua, fare attenzione allo spreco di acqua perché non è una risorsa infinita, questo ce lo dovremmo ripetere. Abbiamo anche parlato in questi ultimi giorni della crisi dell'acqua che potrebbe veramente crescere, diventare davvero un problema molto più grande rispetto a quello che è oggi. E poi la scelta degli elettrodomestici, per esempio, scegliere sempre quelli di classe A+ o A++, perché appunto hanno un minore consumo di energia e quindi sono meno impattanti per l'ambiente. Ma oggi non è solamente restando sempre per quel che riguarda la giornata della Terra, altre due brevi notizie. È indicativa una ricerca realizzata dall'Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzata da LifeGate, che indica il 38% degli italiani come percentuale della popolazione appassionata al tema della sostenibilità, e un altro 34% che si dice invece interessato ai temi ambientali. Quindi parliamo di circa 36 milioni di abitanti, di italiani, che si sentono coinvolti per quel che riguarda appunto il tema della sostenibilità ambientale. Sono numeri importanti anche perché negli ultimi anni si è parlato tantissimo, si continua a parlare tanto appunto di attivismo soprattutto, e il tema della giornata della Terra di quest'anno è infatti l'azione climatica. Ovviamente abbiamo parlato anche ieri di Fridays for Future, cioè di tutto delle nuove generazioni, diciamo, di attivisti che lottano per delle strategie globali di lotta ai cambiamenti climatici. E quindi insomma sicuramente ne riparleremo, e sono tematiche da approfondire soprattutto oggi, appunto, che è la giornata della Terra. Ma oggi il 22 aprile è anche la quinta giornata nazionale della salute della donna. Sapete che ogni tanto il governo, vari ministeri istituiscono delle giornate nazionali su dei temi di particolare rilevanza. Il 22 aprile appunto è la giornata nazionale della salute della donna, che è una ricorrenza che è stata voluta dalla fondazione Atena Onlus insieme al Ministero della Salute,
Ed è un momento appunto per mettere di nuovo al centro della scena e del dibattito pubblico i temi legati alla salute della donna. C'è stato anche un intervento del presidente Mattarella che appunto ha ricordato che la salute femminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non deve conoscere ostacoli e limitazioni. Quindi sono degli spunti molto belli per quel che riguarda comunque questa giornata, questo particolare 22 aprile 2020. Per il resto, prima di passare alle notizie nazionali, ci ascoltiamo un altro brano di Badly Drawn Boy, che oltretutto è un po' sparito dalla scena, ma a noi piace e ce lo riascoltiamo con grande piacere. Poi ritorniamo qui, parliamo delle notizie nazionali, estero, Puglia, abbiamo veramente tantissime cose, tra cui anche un'intervista molto interessante. Ascoltiamo tutto dopo questo brano e poi ritorniamo sempre qui in diretta con RKO News. To make you try to feel okay, and nothing you could do to stop me feeling the way I do. And if the chance should happen that I never see you again, just remember that I'll always love you. Side, I'm sure you'd find a way to help yourself and find another door. To shrug off minor incidents, make us both feel proud. I just wish I could be there to see you through. Badly Drawn Boy qui su RKO News. Questo è un brano molto che si intona molto comunque con la pioggia e il cattivo tempo. Sempre, insomma, quella malinconia inglese, Badly Drawn Boy, sempre molto interessante. Allora, parliamo un po' delle notizie principali della giornata. Partiamo da quelle nazionali. Intanto si comincia a parlare della riapertura di tutte le attività dal 4 maggio.
sappiamo che c'è appunto questa prossima data, finalmente però il governo sembra che si stia muovendo in quella direzione per cercare di avere una programmazione ben definita di tutto quello che dovrà succedere appunto dal 4 maggio. Cominciano le riunioni, proprio in mattinata c'è stata una riunione del governo con Vittorio Colao, che è appunto il capo della task force per gestire questa emergenza che stiamo vivendo, e quindi stiamo forse finalmente entrando nella cosiddetta fase 2. E in questi giorni, quindi entro la settimana, Conte ha detto che indicherà comunque il programma nazionale di tutte le aperture dal 4 maggio. E, ci saranno alcune eccezioni invece di aperture che saranno anticipate addirittura al 27 aprile. Continueremo sempre ad usare, a quanto sembra, l'autocertificazione, quindi ci saranno comunque degli spostamenti controllati, ci sarà una situazione quantomeno nel primo periodo sempre controllata, ecco, non è che cerchiamo di entrare nell'ottica che dal 4 maggio non ritorneremo a fare quantomeno i barbecue in campagna o a recuperare le pasquette che abbiamo purtroppo perso. E poi c'è stato anche un vertice interessante tra il ministro dello sport Spadafora e tutti gli organismi, i massimi organismi del calcio italiani, ma non solo, perché poi in realtà il ministro dello sport ha risposto anche a molte altre domande di varie altre federazioni. E quindi si è cominciato anche lì a parlare, insomma, di una ipotetica ripartenza. Per quel che riguarda anche lo sport, c'è stata anche nei giorni scorsi una risposta unica da parte di tutti gli organismi, diciamo, calcistici, dalla Lega al CONI, eccetera, sulla volontà comunque di portare a termine determinati campionati, insomma alcuni, soprattutto i maggiori campionati e tornei, eccetera. Ovviamente perché probabilmente ci sono interessi che vanno anche ben oltre, insomma, quello che possiamo immaginare. Quindi è già sicuramente importante quello che sta succedendo. Un'altra notizia invece di oggi riguarda insomma, è stato trovato, c'è stata una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità che ha trovato dei residui di Covid-19 negli scarichi, nelle acque di scarico. Ne abbiamo parlato perché questa è una, in realtà è già successo in Francia questo, e ne abbiamo anche parlato, insomma, in questi giorni. È successo però anche che è stata fatta lo stesso tipo di analisi a Roma e Milano, e quindi sono state trovate appunto delle tracce di Covid-19. Che cosa significa? Significa che sicuramente non c'è nessun rischio, cioè non è pericoloso bere l'acqua del rubinetto, questo bisogna dirlo in primis, e in seconda battuta sottolineare l'importanza che eventualmente delle analisi come questa possano servire soprattutto per monitorare la presenza dell'epidemia in alcune zone, e quindi questo potrebbe anche essere utile per tutto il discorso che si sta facendo in queste ore, in questi giorni, per appunto il monitoraggio, il tracciamento dei contagiati o dei sintomatici, degli asintomatici. Insomma, alla fine è un po' questo il topic principale, no? Che riguarda anche la riapertura, cioè ricominceremo probabilmente ad avere la libertà di uscire di casa, però sarà molto molto importante cercare di tracciare quantomeno soprattutto i contagiati o i possibili asintomatici. C'è anche un interessante approfondimento su Repubblica, sul sito di Repubblica, che riguarda invece la posizione delle famiglie. Le famiglie, per quel che riguarda la riapertura del 4 maggio, si ritrovano in una situazione molto particolare, perché appunto riaprono tantissimi, riapriranno aziende, tantissime attività, quindi molti genitori saranno costretti a tornare al lavoro,
E questo però non si lega al fatto di avere comunque bambini, spesso magari piccoli, a casa, perché la scuola, come sappiamo tutti, non riprenderà se non prima di settembre, ottobre, probabilmente, poi bisognerà vedere. E quindi c'è una situazione paradossale, perché il governo ha dato ovviamente dei bonus per le babysitter, che però non bastano in ogni caso a coprire gli interi costi, tutta la spesa che c'è dietro per pagare appunto le babysitter. E poi ci sono i nonni, che solitamente hanno un ruolo sostitutivo, diciamo, del genitore o dei babysitter, che però sono delle categorie, anche quelle magari a rischio in questo momento. Quindi c'è una situazione paradossale dove dal 4 maggio probabilmente tantissimi si ritroveranno a vivere dei problemi proprio di quotidianità molto molto seri, e quindi è comunque un aspetto che andrà considerato. Vedremo anche qui che cosa succederà. Soprattutto la speranza è che il governo possa mettere sul piatto delle iniziative, soprattutto per le famiglie, per i genitori che non hanno degli altri strumenti, altre possibilità per poter gestire figli piccoli, magari che appunto rimarranno a casa, perché tutti i ragazzi, tutti gli studenti, tutti i bambini rimarranno a casa in tutti i prossimi mesi. E quindi questo è un aspetto, insomma, che bisognerà anche valutare. Quindi, detto questo, direi che ci ascoltiamo un altro brano e poi passiamo all'estero e a tutto il resto del nostro programma. RKO News, siamo in diretta fino alle 18. Io vi ricordo anche il numero WhatsApp di RKO, che è il 351-677-6164. Se volete contattarci, siamo in diretta. Ovviamente potete ascoltarci attraverso il sito rkonair.com, anche attraverso il nostro profilo Spreaker. Ci ascoltiamo invece adesso nuovo singolo dei Killers, qui in diretta RKO News. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution, what's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just might be the one who finally burns it down. Trash straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why. She can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution, what's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I I'm
Killers qui in diretta su RKO News. Siamo qui a chiacchierare in diretta come ogni giorno dal lunedì al venerdì delle notizie principali della giornata. Abbiamo parlato delle notizie principali in Italia, insomma, per quel che riguarda il panorama nazionale. Invece, parlando dell'estero, vi do intanto un po' di numeri che sono sempre numeri, ma rendono l'idea comunque di quello che sta succedendo nel mondo. I morti hanno superato complessivamente nel mondo i 175.000, secondo i dati della Johns Hopkins University. Di questi, oltre 110.000 riguardano l'Europa, la sola Europa. Ci sono poi 2 milioni e mezzo di casi confermati in tutto il mondo. Le Nazioni Unite hanno lanciato, diciamo, una sorta di appello perché soprattutto alle amministrazioni, perché c'è il rischio che ci siano nei prossimi mesi delle carestie, soprattutto in alcuni paesi del mondo, di proporzioni inimmaginabili, insomma, che con numeri e con delle situazioni mai viste prima. Infatti, secondo l'ONU, al più presto vanno prese delle misure urgenti per prevenire, appunto, le carestie, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove ci sono 265 milioni di persone che comunque sono a rischio carestia, ma anche a rischio per quel che riguarda il virus, perché sappiamo che ancora non c'è non essendoci un vaccino, la pandemia è ancora in atto, e quindi è una situazione di totale emergenza in continua evoluzione di settimana in settimana. E, infatti, per quel che riguarda i contagi, si prospetta anche una seconda ondata di contagi che potrebbe avere anche degli effetti peggiori rispetto a quella che stiamo vivendo, soprattutto per quel che riguarda gli Stati Uniti, perché coinciderebbe con la stagione influenzale che ci sarà l'inverno prossimo. Gli Stati Uniti oltretutto hanno registrato più di 800.000 casi con quasi 45.000 morti, il numero più alto del mondo per quel che riguarda il singolo Stato. Altre notizie invece che vengono dal mondo, facciamo una rapida carrellata. Intanto l'Iran ha lanciato il suo primo satellite militare, questa è una notizia, appunto, per quel che riguarda soprattutto l'assetto geopolitico di tutta quella regione, e per dire che purtroppo anche in situazioni come queste ci sono alcune cose che purtroppo non si fermano. E oltretutto il lancio del primo satellite militare è una sfida nei confronti di Trump, degli Stati Uniti, perché appunto Trump è sempre stato molto critico con l'Iran. Insomma, è inutile sottolineare quanto sia purtroppo legato a una determinata politica molto votata all'attacco Trump, quindi è comunque una sorta di provocazione anche abbastanza importante. Invece, notizia che arriva da Israele, la giornata del ricordo dell'Olocausto, per ovvi motivi che riguardano il coronavirus, l'emergenza, e quindi l'impossibilità di fare queste celebrazioni pubbliche come è sempre stato, si è tutto spostato in rete, tant'è che anche dei musei, anche per esempio lo Yad Vashem, che è il museo che ricorda lo sterminio, ha portato in rete, diciamo, la cerimonia, quindi creando appunto questa cerimonia virtuale. Quindi c'è un po', anche per quel che riguarda le commemorazioni sociali, religiose, eccetera, c'è molto l'utilizzo di social. Noi lo vediamo perché spesso molte parrocchie, anche nel loro piccolo, si stanno organizzando online, diciamo, in maniera virtuale, usando anche tutte le applicazioni tipo Zoom, eccetera, in questo periodo. Insomma, penso che lo stiamo vedendo e vivendo tutti. Interessante invece la notizia che è una notizia che viene dai Paesi Bassi, perché i medici dei Paesi Bassi potranno eseguire l'eutanasia per i pazienti affetti da demenza avanzata che abbiano dato precedentemente il loro consenso. Questo lo stabilisce la Corte Suprema, che è stata interpellata a seguito di un processo
E quindi questa è comunque, insomma, è comunque una notizia in Europa che è sicuramente molto forte per quel che riguarda soprattutto tutte le tematiche legate appunto all'eutanasia, ai trattamenti sanitari anche dopo che i pazienti perdono appunto perdono determinate capacità come nel caso per esempio della demenza. E invece un'altra notizia viene dall'Inghilterra, da domani al via la sperimentazione di un vaccino. Questa è una notizia importante, è un vaccino che è stato messo a punto da scienziati inglesi e italiani, quindi da un'equipe internazionale, e si comincerà appunto la sperimentazione sull'uomo e poi si capirà in base ai risultati se sarà possibile utilizzarlo appunto su più ampia scala. La questione del vaccino, lo ripetiamo, viene studiata in tantissimi istituti sparsi nel mondo, ci sono tantissimi, sia a livello pubblico che privato, ci sono tantissimi centri di ricerca che stanno studiando una risposta al vaccino, quindi sicuramente è una notizia, staremo a vedere, perché poi in realtà è proprio la sperimentazione che poi dà i risultati, quindi anche qui comunque è interessante vedere che qualcosa si muove, perché la speranza ovviamente è tutta nel vaccino. E invece un'altra notizia che viene dagli Stati Uniti, che Trump ha sospeso per 60 giorni l'emissione della Green Card. E ha dichiarato infatti che sospenderà l'emissione delle green card, che praticamente sono delle card, delle tessere appunto che consentono ai cittadini stranieri di risiedere negli Stati Uniti per un tempo limitato. C'è anche una lotteria addirittura che ha come premio una green card. E Trump sostiene che questa decisione proteggerà i lavoratori americani dalla concorrenza degli stranieri durante la crisi. In realtà sembra semplicemente un'altra azione per molto populista, insomma, per alzare muri ed evitare, insomma, proseguire un po' con quella politica nata addirittura in campagna elettorale per quel che riguardava il muro col Messico. Queste sono le principali notizie che vengono dall'estero. Domani, questa la segnaliamo, ma ne parleremo sicuramente meglio domani, ci sarà una riunione del Consiglio europeo e si discuterà della strategia per quel che riguarda l'Unione Europea, una strategia condivisa per uscire dalla crisi o comunque per affrontare questa emergenza che stanno vivendo tutti i paesi europei. Ci sono sostanzialmente due proposte in ballo, una tedesca e una spagnola. Per i dettagli però vi rimando a domani, per essere anche, insomma, magari la aggiorneremo con un po' di altri dettagli. Detto questo, noi ci ascoltiamo un altro brano invece. Ci ascoltiamo un brano di Bugo, ma non quello ascoltato a Sanremo, ma un altro di qualche anno fa, che ci sta benissimo con questa situazione. Si chiama C'è crisi, ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui e continuerò a parlare di Puglia, di ambiente, abbiamo anche un'intervista realizzata da Paola Pagone, ma ritorniamo tra pochissimo. Intanto Bugo qui su RKO. Così, e non è così visibile.
sempre qui in diretta RKO News, sono le 17.42, saremo in diretta fino alle 18. Non vi racconto di qualche problema tecnico di questa puntata, perché sicuramente sino ad ora non ve ne siete accorti, ma ne stanno avvenendo non pochi. Parliamo un po' di quello che succede in Puglia, delle notizie principali della Puglia, perché la notizia un paio di notizie sono le principali di oggi, cioè che gli ordini dei medici, i presidenti degli ordini dei medici di 6 province pugliesi hanno inviato a Emiliano una lettera in cui chiedono un coinvolgimento più ampio. È una lettera molto critica nei confronti di Emiliano, accusato di appunto non aver coinvolto troppo gli ordini dei medici, e quindi hanno fatto appunto questa lettera condivisa chiedendo un coinvolgimento sul piano della programmazione e dell'organizzazione della strategia regionale per il contrasto all'epidemia che stiamo vivendo. Sempre per quel che riguarda l'epidemia, invece, c'è una dichiarazione di Lopalco, che è il Pierluigi Lopalco, che è il consulente della regione per questa emergenza, che Lopalco dice: la curva dell'epidemia rallenta, per la fase 2 serve la capacità del territorio di isolare, diagnosticare e trattare i casi nelle strutture ospedaliere, meglio ancora a domicilio. Quindi si cerca già di capire quello che potrà essere soprattutto la fase 2 per quel che concerne appunto la regione Puglia. Mentre da Bari arriva un'altra notizia interessante, perché è stato siglato un protocollo che si chiama Invictus. È un protocollo per il monitoraggio continuo delle comunità sociali, del lavoro, della scuola, dello sport, che è finalizzato alla ricerca dei portatori di coronavirus. È stato messo a punto da un gruppo di 5 professionisti baresi provenienti da varie branche specialistiche della medicina. Funziona praticamente, è uno strumento che servirà a monitorare i portatori di coronavirus, e quindi a cercare di, anche qui, di creare una sorta di tracciamento, di avere uno strumento in più per gestire appunto il tracciamento. Funziona in maniera abbastanza semplice, almeno da raccontare, si sottopongono a test sierologici, e quindi non il tampone, tutti i soggetti riguardanti una comunità, appunto come possono essere quelle di un determinato settore lavorativo, sportivo, scolastico, eccetera. E se c'è positività al Covid, ovviamente si avverte l'ASL, perché tutto ciò avviene attraverso il medico di famiglia, comunque il medico che segue i pazienti. Quindi viene, se è positivo, viene inviato poi il fascicolo all'ASL, che quindi farà tutte le loro avvieranno tutti i loro processi, le loro pratiche, come sicuramente anche quella del tampone. Invece, se gli esami sono negativi, il soggetto viene avviato al lavoro. Quindi è comunque un protocollo che dà delle linee guida, appunto, è comunque si cerca di dare comunque una strategia, quantomeno anche per questo. E quindi anche questa è una notizia molto interessante che viene dalla nostra regione. E adesso ci ascoltiamo un altro brano, poi ritorniamo velocemente qui, perché abbiamo un'intervista da farvi ascoltare, realizzata da Paola Pagone. E detto ciò, niente, io ci ascoltiamo i Grand Daddy. Oggi, ragazzi, oggi una puntata che non potete capire, ma ce la faremo a portarla a casa. Come ogni giorno, RKO News 17.46, arrivano i Grand Daddy qui in diretta. Hewlett's daughter loved her father, and I think she loved me too. Daughter.
tonight and sew on all of my dress shirts. If I fell the roads and somebody stole your guns, well, sir, I'm the only one to get back your stolen guns. I should have been your son. Sir, I'm the only one. I should have been your son. Siamo tornati in RKO News. Io sono ritornata perché Marco si è portato avanti su tutte le notizie del giorno, praticamente. Grazie Marco, davvero. abbiamo fatto un po' di salti mortali oggi, però cercando comunque di mantenere in equilibrio la barca, diciamo. Il wifi purtroppo è suscettibile al maltempo e meteoropatico, quindi ci crea qualche problema vista la situazione in cui stiamo portando avanti la diretta. Esatto, però esatto. Il bello della diretta è anche questo, e soprattutto egregio tu, perché sei stato perfettamente capace di portarti, insomma, in salvo. Ma sì. A questo punto ho pensato di rientrare presentando l'intervista che abbiamo preparato proprio per la giornata di oggi. È un'intervista realizzata con un ambasciatore, ma di uno stato non riconosciuto, quindi in realtà lui non è considerato un ambasciatore naturalmente in Italia né in tutti gli altri stati che non riconoscono appunto questo stato. È una situazione abbastanza bizzarra, anche perché capita raramente, no? Ci sono soltanto pochi altri casi. C'è la Repubblica di Taiwan, anche detta Repubblica di Cina, il caso del Kosovo. A differenza di queste altre nazioni, che comunque sia non si vedono riconoscere dagli altri stati, però comunque sia vedono almeno il riconoscimento dei documenti di viaggio, ecco, dei passaporti, da parte di tutti gli stati, per cui i cittadini possono viaggiare liberamente. Invece, per quanto riguarda la Repubblica dell'Abkhazia, non è così. Quindi la Repubblica dell'Abkhazia, intanto la presentiamo perché è abbastanza sconosciuta, essendo un piccolissimo, davvero piccolissimo stato, libero ancora di proclamarsi tale, però si trova sulle sponde del Mar Nero e confina a nord con la Russia e a sud-sud-est con la Georgia. Era un territorio rivendicato tipicamente dalla Georgia, che appunto, diciamo, fa un po' così ostruzionismo in questo senso. Certo. E loro sono, sì, filorussi, che però convivono in questo stato diverse realtà culturali e etnie, ma fondamentalmente, anche se sono per la maggior parte naturalmente ortodossi, poi lo vedremo magari ora nell'intervista, insomma, è un piccolo stato abbastanza fiorente e piacevole. Abbiamo avuto appunto la fortuna di parlare al telefono con Vito Crittani. Lui tra l'altro è stato anche il fondatore molti anni fa di un osservatorio diplomatico internazionale, ha portato proprio in Puglia diversi ambasciatori di tanti stati differenti, ha avuto proprio occasione di lavorare per molto tempo in questo senso, poi quando diciamo ha abbracciato la causa Abkhaza ha preferito lasciare e dedicarsi esclusivamente a questo. Quindi ci ascoltiamo magari l'intervista, poi magari ne possiamo parlare dopo. Perfetto. Allora, ci ascoltiamo l'intervista e sì, e poi rientriamo subito qui in diretta. Bentornati in RKO News. Abbiamo dall'altra parte del telefono l'ambasciatore Vito Crittani, addie presso il MAE della Repubblica di Abkhazia, nella rappresentanza diplomatica proprio in Italia. Piacere di averla qui, davvero, ambasciatore. Buonasera, piacere mio di partecipare a questa serata. Allora, l'abbiamo invitata così anche per conoscere un po' meglio la situazione della Repubblica Abkhazia. Molti si chiederanno di cosa stiamo parlando, no? Perché tutto sommato è una piccola repubblica che si trova sulle sponde del Mar Nero, ma tanti non la conoscono, non ne hanno mai sentito parlare, è possibile, no? Quindi magari le chiedevo così, almeno illustriamolo un attimo, facciamo capire di cosa stiamo trattando. Sì, la Repubblica, come ha detto lì, giustamente, la Repubblica di Abkhazia si trova sul Mar Nero, la capitale Sukhum, a faccia sul Mar Nero, molto bello, un bel lungomare. Io la paragono sempre alla città di Bari, cioè più o meno lungomare come quello di Bari, carina, bellissima, la gente è molto sociale, molto
ospitale, come noi pugliesi, insomma, la forma. Se mi permettete, tengo a precisare che io non sono l'ambasciatore della Repubblica Abkhazia in Italia, che l'Italia, non riconoscendoci, non sono, cioè non siamo accreditati in Italia. Abbiamo una sola rappresentanza che cerca di far conoscere l'Abkhazia. Questa rappresentanza non ha chiaramente uno status diplomatico, non lo può avere e non lo vogliamo perché non siamo riconosciuti, per cui, ma ha una forma come, diciamo, come un ufficio di turismo dell'Abkhazia per far conoscere questa piccola repubblica. Ecco, Questo quindi tenevo a precisare. possiamo dire è un piccolo territorio. I primi insediamenti urbani risalgono effettivamente già dal 4000-3000 avanti Cristo, quindi confina a nord con la Russia e a sud-est, diciamo sud-sud-est con la Georgia. Quindi il territorio viene rivendicato, praticamente il problema poi è questo, no? Viene rivendicato dalla Georgia che si rifiuta, ecco, di riconoscere l'autonomia fondamentalmente. Sì, loro giustamente, non so, loro dicono dal loro punto di vista che l'Abkhazia è un territorio georgiano occupato, cosa che non è vera. La Repubblica Abkhazia non è occupata, come la Repubblica di Cina, come non lo è il Kosovo, che hanno quasi più o meno la stessa forma e lo stesso problema nostro. Non siamo occupati da nessuno. Siamo una piccola repubblica riconosciuta in molti stati dell'ONU, diversi ci stanno anche riconoscendo, abbiamo iniziato da anni delle procedure, perché il riconoscimento, sa, io mi piace fare questo paragone, il riconoscimento è come il fidanzamento, come l'amore, uno si innamora di una persona, prima si fa conoscenza, dopo si fa il fidanzamento e dopo forse si va al matrimonio. Così è il fatto del riconoscimento. Noi cerchiamo prima di farci riconoscere, prima di essere amici, dopo di fidanzarci e dopo forse eventualmente firmare diciamo, il riconoscimento che è un matrimonio. Cioè, questo, non so se vi piace Sì, è molto questa mia chiaro. definizione del Assolutamente. riconoscimento. Questo, così mi piace definirlo, senza un fatto di per forza tu devi riconoscermi, tu non mi. No, no, noi cerchiamo, è un lavoro lungo ovviamente, ripeto, abbiamo già attestati che stiamo lavorando al fidanzamento, chiaramente mi deve scusare, non posso dire i nomi degli stati, per ovvi motivi, però stiamo lavorando e piano piano andremo, diciamo, a buon fine nel tempo. Chiaramente noi abbiamo una frontiera vera e propria con la Russia, la parte russa. C'è una frontiera da parte nostra con la Georgia, però la Georgia non ha una frontiera perché non riconoscendoci come Stato, chiaramente ha solo, diciamo, una base di controllo. Non so se lei sa, sicuramente come storia lo saprà, la DDR, la Germania Democratica, la Repubblica Democratica di Germania a suo tempo, da una parte aveva la frontiera, la DDR, dalla parte di Berlino non c'era frontiera. Cioè, poi che, vabbè, però la Germania, non riconoscendo quella come DDR, cioè come Stato, lo riconosceva come fratelli, non aveva una frontiera, più o meno è questa, diciamo, la forma. Però tante persone dimenticano la storia, anche tanti politici dimenticano la storia. Insomma, è una situazione un po' particolare. Io sono sempre un po' triste che diversi, tantissimi cittadini abghasi, non avendo la doppia cittadinanza, rimangono nel paese e questa è una cosa non bella, insomma. Non hanno la possibilità di muoversi liberamente, di circolare liberamente come tutti gli altri cittadini che possiedono quindi un No, documento no. valido. Solamente nei paesi che ci riconosce possono viaggiare. Il problema c'è del transito, però possono viaggiare. Il fatto è che secondo noi abbiamo una bravissima collega, una giornalista abghasa che ci cura diverse cose e per la TV disoccupati, l'ho invitata tante volte a venire in Europa, a venire in Italia, ma poverina, non avendo un altro passaporto, avendo solo quello afghano, non può uscire. E questa è una cosa molto triste, come rimane come altri cittadini. Questa è una cosa brutta. E io a volte mi chiedo: ma il mondo perché non ascolta le nostre preghiere? Noi non vogliamo niente, noi non chiediamo niente a nessuno, chiediamo la libertà, che dopo è un dono di Dio la libertà, Dio ci ha fatto liberi.
Almeno io sono convinto di questo. E tra l'altro avete una popolazione che ha anche una minoranza cattolica, ma avete anche molti armeni. Noi abbiamo, allora, in Abkhazia la religione è, diciamo, cristiano-ortodossa. Cristiano-ortodossa, no, di base, tutti, perché l'area naturalmente poi è quella. Sì, tutti ortodossi, molto vicini dell'Asia Latina, ovviamente, di Bartolomeo I. C'è anche la chiesa ortodossa russa, ovviamente, ma tranquilli, cioè, ci vogliamo bene, senza problemi. Un pochettino, cioè, non so adesso in percentuale, c'è un po' di musulmani, ma proprio percentuale proprio basso, piccola, si vive bene, lo Stato garantisce la libertà del culto, la libertà della religione, non ci sono problemi, chiaramente dopo ognuno se va a trovare trova sempre qualcosa di negativo, però chiaramente i in problemi tutti i paesi di convivenza, sono i problemi. Eh beh, certo. Però voglio dire, grosso sommato si vive bene. Mm-hmm. Sì, no, noi, io devo dire, non so se lei ha visto, c'è una piccola chiesa, questo fatto mi teme dirlo perché è importante, c'è una piccola chiesa cattolica, cioè di cattolici, forse una 60 famiglie, diciamo, il parroco è un polacco che vive lì, mm-hmm, fa il suo lavoro da sacerdozio, è una chiesetta piccola, diciamo, veramente bella, piccolina. Io ho portato una statua della Madonna del Pozzo di Capurso, sto chiaramente con i frati, ho portato, con il consenso dei frati, una statua da loro in questa chiesetta. Questi credenti, questi cattolici, ma veramente con le lacrime agli occhi. Ho portato questa Madonna, questa statua della Madonna del Pozzo di Capurso a questa piccola comunità cattolica, e queste persone, quando l'ho donata, ha fatto una santa messa, avevano le lacrime agli occhi. Questo mi ha veramente molto commosso. Dopo dico sempre, ma scusi, ma il Papa parla della Chiesa, di andare fuori alla Chiesa della periferia, ma questa piccola Chiesa non la pensa nessuno, pensavo io. Ma va bene, e le devo dire, senza andare nei dettagli, che c'è stata una protesta dalla parte georgiana per una statua. Cioè, si è mosso il mondo. C'è una cosa da ridere, ma veramente da ridere. Chiaramente, forse per la politica loro è un problema la statua. Io l'ho fatto, lo rifarei e lo rifarei di nuovo, cioè senza minimo problema, perché io ho portato una statua. Com'è possibile seguire, prego, tutto quello che succede, appunto, e avere anche informazioni su aggiornate su quello che accade in Abkhazia, seguire un po' gli sviluppi eventuali, nella speranza che possa muoversi qualcosa a livello proprio di riconoscimento? Io ho sentito prima citare appunto la voce Abkhaza. Sì, noi abbiamo in Italia abbiamo l'associazione Europa Abkhaza, un'associazione registrata, riconosciuta, che si occupa di far conoscere questa piccola repubblica, si conosce anche a livello di stampa, di mass media, perché noi in Abkhazia abbiamo tutto, c'è la televisione, ci sono giornali online, c'è di tutto, siamo ben informati, non manca a nulla di questo. In Italia abbiamo queste due cose che cerchiamo di far conoscere all'Europa, all'Italia, ma all'Europa in senso geograficamente parlando, il tutto, quello che succede in Abkhazia, ma di buono e di brutto, attenzione, non è che l'Abkhazia è un paradiso per andare a vivere perché c'è il bel mare, ma comunque ha problemi come l'Italia, voglio dire, come tutte le città del mondo, non è che, voglio dire, siamo immuni, tutti hanno i problemi, però cerchiamo di andare avanti. Mi permette in chiusura, sì, proprio una domanda, prego, sull'attualità, proprio su quello che sta accadendo in vista proprio dell'emergenza, sì, coronavirus, insomma, come lo state vivendo, sì, e come state gestendo anche da un punto di vista ospedaliero, ecco, sanitario? Allora, sì, noi, mi risulta questo, che ci sono stati due casi, solo attualmente lì, ricoverati da 10-15 giorni, no? 15 giorni fa sono stati per due casi, che non sono abghasi ma bensì russi, mm-hmm, cittadini russi che si trovavano in passaggio, solo questo, è tutto ben controllato, la gente cerca di rimanere in casa, noi abbiamo anche, non so se lei ha visto, ma dopo le mando il link se vuole, dei cantanti abghasi hanno cantato per l'Italia e adesso ci hanno cercato di stare vicino all'Italia perché loro amano l'Italia, e adesso stanno facendo lo stesso anche loro per l'Abkhazia, per cui c'è questa
onde di solidarietà tra due popoli. E attualmente, ripeto, in Afghanistan è ben tutto controllato, persone cercano di stare in casa, mascherine, quindi cerchiamo di andare, ecco, come un po' come tutta l'Europa ha adottato. Sì, noi non abbiamo abbiamo un aeroporto, ma non per ovvi motivi non è ancora funzionabile. Si va a Sochi in Russia, e sono 130 chilometri da Sochi alla capitale Sokhum. 5 minuti, 10 chilometri alla frontiera, però per andare in città sono 130 chilometri, ma è tutto sotto controllo, cioè in grosso modo non ci sono grossi e gravi problemi. Noi soffriamo e preghiamo per i nostri fratelli italiani, sapendo e vedendo in televisione quello che succede, no? Quello che è successo e sta succedendo. Se mi permette, io devo dire una cosa importante. Noi, l'unica anche motivo di uscire un pochettino, noi abbiamo, esiste un cosiddetto tavolo rotondo, chiamiamolo così, ma si chiama le discussioni di Ginevra, presso l'ONU di Ginevra, la sede dell'ONU a Ginevra. Mm-hmm. Noi ci incontriamo 3-4 volte con gli esponenti importanti degli Stati Uniti, dell'ONU, dell'Europa, della Georgia, della Russia, dello Stati del Sud, che è un altro piccolo paese che ha chiesto l'indipendenza dalla Georgia. Cerchiamo lì, in quel tavolo, in quella discussione, di discutere, di parlare, ma purtroppo non viene ancora firmato il cosiddetto trattato di pace o altre cose che ci possono agevolare ad aiutarci. Questo è l'unico, diciamo, organo, meccanismo che noi possiamo arrivare in Europa, in Svizzera, per 4-5 volte all'anno di discutere sui problematici, sui problemi, insomma, politici e non solo. Questo mi tenevo anche, certo, a dire, perché non tutti sanno. Noi vi auguriamo, appunto, di ottenere quanto prima un riconoscimento anche per quanto riguarda, appunto, i passaporti, quindi i documenti, perché, come diceva giustamente prima, ci sono alcune nazioni che, sebbene non siano riconosciute, comunque sia, hanno invece il riconoscimento del documento di viaggio, quindi già questo sarebbe chiaramente un primo passo. Con l'augurio, di riuscire a quantomeno smuovere la situazione, proprio anche in virtù di quello che potrebbe cambiare all'indomani della conclusione dell'emergenza. Speriamo. Per noi è importante che anche i giornalisti ci vengano a trovare, i mass media ci vengono a trovare, perché così loro possono vedere, devono vedere per il bello e il brutto della nazione, cioè non solo il bello, attenzione, c'è anche qualcosa di brutto da vedere, per cui noi invitiamo, perché noi siamo consapevoli, e io personalmente so e sono certo che con l'aiuto dei mass media possiamo almeno sederci a tavolino e capire che si può fare e cosa non si può fare. Ecco perché sono molto contento che lei stasera mi ha fatto questa intervista, che è la prima in Italia, la prima in assoluto in Italia, per cui io sono contento di questo, la ringrazio, lei e tutto il vostro staff. Grazie di questo invito a parlare con lei. Va bene, speriamo di vederci, io dopo le manderò un po' di informazioni. Grazie. D'accordo, davvero la ringrazio, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. Separate room. It was late at night, and we've been driving since noon. But if I'd known how that would sound to you, I would have stayed in your bed for the rest of my life, just to prove I was right. That it's harder to be friends than lovers, and you shouldn't try to mix the two. 'Cause if you do it and you're still unhappy, then you know that the problem is you. And it's true that I stole your lighter, and it's also true that I lost the map. But when you said that I wasn't worth talking to, to take your word on that. But if you'd known how that would sound to me, you would have taken it back
it up and buried it in the ground. Box it up and buried it in the ground. Box it up and buried it in the ground. Burned it up and thrown it away. And you put in my hand a loaded gun and then told me not to fire it. When you did the things you said were up to me, and then accused me of trying to fuck it up. But you've never been a waste of my time. It's never been a drag. So take a deep breath and count back from 10, and maybe you'll be alright. And the license said you had to stick around until I was dead. But if you're tired of looking at my face, I guess I already am. But you've never been a waste of my time. It's never been a drag. So take a deep breath and count back from 10, and maybe you'll be alright. Siamo sempre qui in diretta RKO News, torniamo anzi in diretta dopo l'intervista fatta da Paola che abbiamo ascoltato prima e che potete anche recuperare su Spreaker nella parte delle interviste di RKO, dove trovate oltretutto anche tutte le altre interviste che vengono realizzate anche da altri speaker e in altri programmi sempre qui su RKO, quindi potete fare questa cosa, basta andare su Spreaker nel profilo di RKO e cercare appunto le interviste di RKO per recuperare il podcast, e sempre attraverso il sito, il nostro sito rkonair.com, o anche appunto il profilo Spreaker, recuperare tutti i podcast, tutte le precedenti puntate di questo programma, ma anche di tutti gli altri programmi di RKO. Allora Paola, sei tornata live? Sì, ci sono tornata e sono lì in ascolto perché comunque mi sono persa buona parte di quello che hai detto, insomma sì. Le notizie vabbè le sappiamo, ma non sappiamo mai, cioè il testo è sempre diverso da quello che poi si va a dire, no? Ed è giusto così. Sì, sì. Quindi sì. Proprio l'invito è quello di ascoltare perché è un'altra cosa. Allora, oggi, prima di chiudere, insomma, di andare quasi in chiusura, le ultime due notizie che vi diamo sono notizie legate sempre alle tematiche ambientali, proprio perché oggi, lo ricordiamo, è il 50esimo anniversario, diciamo, dall'istituzione della Giornata della Terra. Oggi è la Giornata della Terra, sicuramente lo sapete già, ve ne siete accorti, anche perché basta andare sui vari, girare i vari social o qualsiasi tipo di sito per vedere appunto dei riferimenti alla Giornata della Terra. Sono però due notizie anche abbastanza forti, perché la prima viene da uno studio dell'Università di Amburgo, secondo cui l'Oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto libero dai ghiacci in estate anche prima del 2050. Sono stati analizzati infatti i risultati di 40 modelli climatici diversi. Noi sappiamo che l'Artico solitamente d'estate perde diciamo perde una certa quantità di ghiacci che si sciolgono, che però poi vanno a ricrearsi nei periodi più freddi. E quindi tutti i modelli, la cosa incredibile è stata questa, che la maggior parte dei 40 modelli che sono stati analizzati ha portato allo stesso identico risultato. Quindi addirittura prima del 2050, quindi prima, cioè parliamo di 30 anni, quindi un periodo anche estremamente limitato, si rischia di arrivare a periodi estivi dove l'Artico sarà completamente libero dal ghiaccio. Già in questo periodo basta vedere delle foto che vengono dalle regioni artiche, addirittura con in certi periodi dell'anno con il ghiaccio quasi completamente sciolto, ci sono addirittura dei piccoli villaggi che... c'è quasi un prima e un dopo, comunque la primavera lì è insomma una cosa incredibile come evento climatico, e lo studio insomma, anche...
Lo studio anche suggerisce che ovviamente tutto questo dipenderà dalle future emissioni di anidride carbonica, quindi alla fine molto del futuro dell'Artico in generale, del nostro pianeta, dipenderà dall'abbattimento delle emissioni. Staremo a vedere, sì, volevo speriamo. Proprio aggiungere che effettivamente non solo quello dell'Artico, ma di conseguenza anche il nostro, perché come sappiamo, collegato allo scioglimento dei ghiacci ci sono due fattori: l'innalzamento dei livelli del mare e la desalinizzazione delle acque. Certo. Quindi poi queste due componenti agiscono sul clima globale e l'innescarsi di una serie di meccanismi climatici comunque che procedono, come abbiamo ben visto, no? In maniera poi esponenziale, un po' proprio come un contagio, proprio come abbiamo visto esattamente in questa brutta pandemia. Ecco, rischiamo di ritrovarci a vedere un'accelerazione ancora davvero, che come hai detto giustamente dovrebbe portare dal 2050 a molto prima. Questo molto prima non è stato ancora ben definito, però indubbiamente i dati ci dicono che il 2019 è stato l'anno più caldo della storia, almeno negli ultimi due secoli, se non ricordo male. Forse, solitamente tutte le analisi vengono spesso da quando sono cominciati i rilievi, no? Indicativamente, poi questo è relativo, però si va più o meno dagli anni 50, agli anni 60. Studi proprio geologici, avuto modo di fare un calcolo un pochino più indietro nel tempo, mm-hmm. E praticamente queste temperature così alte erano state riscontrate praticamente in ere geologiche davvero molto indietro, probabilmente collegate al periodo delle eruzioni dei vulcani, insomma, quando il pianeta si stava assestando. Oddio, io approfondiremo indubbiamente prossimamente, quando avremo un po' più di tempo e avremo occasione quindi di dedicarci maggiormente a questo tema. Di sicuro gli spunti di riflessione non mancano. Assolutamente. Vedremo. Sullo stesso tema comunque abbiamo anche un'altra notizia, sempre parliamo di ambiente, parliamo del fatto che il mese di maggio potrebbe portare la tanto attesa svolta climatica che si auspica, e non è certo, possa rallentare la diffusione del Covid-19 anche in Italia. Sì, infatti c'è tutto il discorso della variazione di temperatura, no? Magari col caldo il virus potrebbe diventare meno contagioso, insomma. Però è interessante, interessante anche questo studio che è legato ad un'applicazione, pensate, che si chiama Monthly Climate Explorer for COVID-19, che è un'applicazione che praticamente mappa le posizioni dei decessi e le sovrappone ai valori di temperatura e umidità. E quindi dà dei grafici da una situazione dove appunto a determinate temperature corrispondono evidentemente un certo numero di decessi. Che comunque io è però ho un po' di scetticismo proprio così, nel senso sappiamo che in Tunisia c'è stato un boom di contagi, credo che le temperature in Tunisia siano grosso modo quelle che tra qualche mese avremo qui in Italia, nonostante appunto queste temperature più alte i contagi ci sono stati e come, certo. Quindi non so, solo il caso della Libia fa caso a sé, no? Sì. Ma quello probabilmente dipende da altro. È vero, sì, molto, molto probabile, molto molto probabile. Quindi, però, insomma, l'ultima parola ancora non la possiamo dire. Intanto, per chi avesse voglia appunto di smanettare, indubbiamente un'occhiata all'applicazione, tanto è semplice, e anche perché quello che si sta facendo spesso, insomma, in questo periodo è anche incrociare dati, no? Oltre a tutta la ricerca sui vaccini, ci sono anche questi dati statistici che servono comunque sostanzialmente per monitorare soprattutto la situazione. Vi segnalo anche un sito, proprio lo lancio lì, ma solamente perché mi viene in mente in questo momento. È un sito realizzato, un sito americano, molto semplice, rtromatorino.live. E praticamente sono dei grafici, questo è per quanto riguarda la situazione negli Stati Uniti. Però a chi piacciono i grafici e i numeri è bellissimo questo sito, ed è un aggiornamento in tempo reale
dell'evoluzione praticamente dei contagi in tutti i singoli stati negli Stati Uniti. È un sito estremamente semplice, fatto appunto di grafici, di numeri, però che dà veramente molto l'idea di quello che sta succedendo. Infatti qualcuno diceva, ma non bastava farlo anche qui in Italia, una roba del genere ben fatta, semplice, di facile lettura, eccetera, anche in Italia. Vabbè, noi comunque abbiamo il nostro sito della Protezione Civile tra i più cliccati degli ultime settimane, quindi andava bene così. Per forza. Senti, non so se poi hai letto anche la notizia del protocollo Invictus o sì, meno. Sì, se sì, sì, abbiamo parlato anche di quello. Ne avete già parlato prima. Per quel che riguarda la Puglia, e niente, poi. E approfondiremo sicuramente altre cose nei prossimi giorni, tanto insomma anche questa settimana è bella, sarà bella impegnativa, già questa puntata lo è stata. Poverino, io mi sento in colpa. No, ma assolutamente no. Comunque vabbè, poi parleremo credo venerdì in maniera un pochino più dettagliata di quello che sta succedendo, anzi di tutte le polemiche che si sono scatenate intorno al 25 aprile, sì, che noi festeggeremo come RKO, che festeggeremo non solo noi ma in tanti festeggeranno anche con eventi sul web. Noi speriamo anche di fare una piccola trasmissione dedicata, magari anche con articoli cartacei, insomma mi sono ritrovata anche il venerdì di Repubblica tra le mani con uno speciale, insomma un po' di cose così, vediamo un po' se riusciamo a non essere troppo pesanti, però comunque a portare a raccontarlo, a raccontarlo per bene, sì, che insomma è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Cadendo di sabato, noi stiamo cominciando a delineare la scaletta, ecco, dei DJ che si susseguiranno su RKO, ma sicuramente tra questi ci saranno le Assi DJ, che hanno già preannunciato. Immancabili nel weekend. Poi c'è In Force ancora, ha detto se riesco a fare, cioè se faccio in tempo per via del lavoro eccetera, il nostro caro Vito Santamato ha pensato di realizzare eventualmente un DJ set proprio a tema Revolution, quindi vediamo un po' cosa ci tira fuori. Vediamo. Fuochi d'artificio nel weekend come sempre qui su RKO. Conclusione, bisogna approfittarne, vediamola da questo punto di vista. Esatto. E intanto vi segnaliamo anche sul nostro sito rkoneire.com l'ultimo articolo riguarda una segnalazione che vi facciamo, che vi anticipiamo comunque anche ora in diretta, cioè il fatto che Gino Strada sarà ospite della rassegna 7-10, che è una rassegna organizzata da Cool Club, Conversazioni sul Futuro, Io Non L'ho Interrotta, comunque da una serie appunto di realtà della provincia di Lecce, e ci sarà insomma ospite Gino Strada, e sicuramente sarà molto molto interessante ascoltarlo. Sì, Gino Strada è tra gli ospiti, vi invito davvero a leggere l'articolo e a collegarvi, soprattutto perché ormai ci siamo quasi, sono le 18:22, quindi sì. Alle 50 tra poco chiudete qui e aprite lì. Così è... Anche se la programmazione, devo dire, continua anche qua, perché immediatamente dopo di noi mandiamo i Quanti di Guarigione, i Guanti, ora non lo so, i Canti di Guarigione. Carlo Chicco ha selezionato tra le varie opzioni per quest'oggi quelli induisti. Inoltre abbiamo a seguire Denson Air, con nuovi contributi ed una folta schiera di partecipanti anche per questa settimana, quindi vi invito davvero a seguire, e poi Babylon Beat alle 20. Oltretutto puntate molto interessanti, perché poi Denson Air parla principalmente di danza e di arti performative legate alla danza, ma non solo, perché poi la cosa interessante è quella, perché spesso i discorsi, le interviste anche vengono, insomma si ampliano un po' a tutto il mondo della cultura, e anche Babylon Beat stasera insomma c'è una puntata speciale, quindi niente, avete come al solito l'imbarazzo della scelta, siamo fortunati, siamo veramente fortunati, nulla da dire. Va bene, dai. Allora, detto questo, noi ritorniamo domani, perché siamo sempre in diretta dalle 17 alle 18. Oggi abbiamo
tardato leggermente, ma va bene così. E ricordiamo ovviamente e ringraziamo la nostra redazione fatta da Simona Losito, Domenico Cuoccio, Luciana Manco e il contributo di Michele Traversa di LSD Magazine. E noi ritorniamo domani alle 17 sempre in diretta qui su RKO. Per il resto mi raccomando, continuate a seguire rkoneer.com, il sito dove trovate tutto. Noi ci risentiamo domani, ciao! A domani, ciao! A separate room. It was late at night, and we've been driving since noon. But if I'd known how that would sound to you, I would have stayed in your bed for the rest of my life, just to prove I was right. That it's harder to be friends than lovers, and you shouldn't try to mix the two. 'Cause if you do it and you're still unhappy, then you know that the problem is you. And it's true that I stole your lighter, and it's also true that I lost the map. But when you said that I wasn't worth talking to, to take your word on that. But if you'd known how that would sound to me, you would have taken it back and boxed it up and buried it in the ground. Boxed it up and buried it in the ground. Boxed it up and buried it in the ground. Burned it up and thrown it away. You put in my hand a loaded gun and then told me not to fire it. When you did the things you said were up to me, and then accused me of trying to fuck it up. But you've never been a waste of my time, it's never been a drag. So take a deep breath and count back from 10, and maybe you'll be alright. And the license said you had to stick around until I was dead. But if you're tired of looking at my face, I guess I already am. But you've never been a waste of my time, it's never been a drag. So take a deep breath and count back from 10, and maybe you'll be alright.